Ciao a tutte ragazze, benvenute finalmente in questo nuovo video. Oggi, come avrete sicuramente già letto dal titolo, vi voglio mostrare una nail art che per il momento sta spopolando tantissimo sui vari gruppi di Facebook e anche su YouTube. Allora, si tratta della nail art che ricrea, diciamo, l'effetto bolla, l'effetto saponato, e veramente sarà brevissimo, un brevissimo tutorial, perché è veramente molto molto semplice, l'ideale per chi deve fare magari una cosa sbrigativa e particolare allo stesso tempo. E vi lascio subito al tutorial e vi dico intanto di cosa avremo bisogno, scusate. Allora, avremo bisogno di una scatolina oppure un recipiente, dipende come viene meglio a voi, e mettere dell'acqua dentro e mettere un po' di sapone. Puoi chiuderlo e sciacquarlo fino a quando si fa una saponata. Io ho anche eliminato l'acqua in eccesso, così vado a prendere comunque solo quella che è la schiuma, che effettivamente è la cosa che ci serve a noi. Allora, io vi faccio l'esempio su una tip dimostrativa, appunto, e dopo aver opacizzato la tip andrò a passare un colore, quello che volete voi naturalmente. Ecco, io passo questo qui, che è l'H230 di La Femme, e vado a stenderlo su tutta la tip. Ok, una volta passato il colore andremo in lampada 30 secondi e poi darò un'altra passata di colore. Uscito dalla lampada andrò ad effettuare un secondo passaggio del colore, una seconda stesura. Arrivati a questo momento della seconda passata di colore, non andremo a polimerizzare il colore, ma andremo a mettere sulle bolle. Lo prendo con una tip e la vado a passare su tutta l'unghia. Facciamo attenzione che alla base non ci siano delle bolle troppo grosse, per evitare appunto che si creino praticamente crateri, e quindi andiamo a passarlo dappertutto. Vi raccomando ragazze, sui laterali, sulla punta, cioè deve essere poi alla fine un risultato omogeneo, per cui andate a mettere bene le bolle sulla cliente che vi troverete davanti. Mi sa tanto che si è creata una bolla troppo grossa. Ok, adesso andiamo in lampada 30 secondi. Uscito dalla lampada, questo sarà l'effetto. Ci sarà un po' di schiumina forse, però non andremo ad eliminarla con un pad. Benissimo, e questo sarà l'effetto bolla finito. Come potete vedere, è una cosa veramente velocissima e semplicissima da realizzare. Basta solamente una passata di colore e mettere un po' di schiuma sul colore non polimerizzato, e avrete fuori, cioè verrà fuori una nail art così molto particolare e semplice da realizzare per chi ha poco tempo soprattutto. E si può decorare con cristalli, magari fare un bordino con dei brillantini, non so, comunque a fantasia vostra. E niente. Io vi ho fatto una dimostrazione anche su quest'altro colore, che questo non è un colore normale, ma è un cristallic di Silcare, che, come vi ho fatto vedere in qualche video precedente, è effetto vetro, quindi tutto trasparente, e verrà un effetto molto più particolare, diciamo. Vediamo se riesco, eccolo qui. Lo trovo bellissimo in questo modo. Ragazze, vi ho fatto un brevissimo tutorial anche di come uso questo cristallic per far venire quell'effetto un po' più particolare, che a me piace veramente tantissimo. Sa molto di vetro, diciamo. Allora, praticamente i passaggi sono i medesimi. Quindi si fa la prima passata di colore, si mette in lampada a polimerizzare 30 secondi.
si dà una seconda passata di colore, non si polimerizza e sopra gli mettiamo le nostre bolle, la nostra schiuma, e poi andremo in lampada a polimerizzare per 30 secondi, dipende dal genere di lampada che avete, perché se avete una lampada UV naturalmente andrà per 2 minuti. Ecco qui l'effetto che andremo ad ottenere una volta uscito dalla lampada e una volta aver tolto la schiuma in eccesso. Guardate che effetto bellissimo, sembra veramente vetro, non lo so, non ve lo so neanche spiegare. Ma comunque è un effetto veramente molto particolare e bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. E niente, questi qua sono i due effetti realizzati. Io spero che questo video tutorial vi sia stato utile, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e magari se volete condividere il video. Vi lascio tutto nelle info box, ci vediamo presto ad un prossimo video. Ciao! Ah, ragazze, scusate, mi dimenticavo di dirvi che io non ho sigillato e non sigillo perché altrimenti si andrebbe a perdere l'effetto bolla, appunto, per cui vi consiglio di lasciarlo in questo modo. Niente, questa volta ho veramente finito e ci vediamo alla prossima. Ciao!